sono esattamente le 8.07, buongiorno Roma. Vedo delle facce un po' annichilite, ragazzi, appena svegliati, però felici, soddisfatti, vicini a questa Lazio. Abbiamo i nostri autisti che sono fantastici, Natale, Angelo, però non ci hanno voluto rivelare di che squadra sono, ma lo scopriremo. È meglio di no! È meglio di no, qualcuno l'ha capito forse. Meglio di no, dici Natale. Al ritorno ce lo dirà, va bene, meglio per lui sicuramente. Peggio Natale. Allora ragazzi, aspettative, cosa vi aspettate da questa partita? Chi vuole parlare, chi si offre? Non fate ridere, ragazzi. Aspettiamo una bella prestazione, un bel gioco. La risposta a sto periodo che insomma non va tanto bene. Speriamo che usciamo da sta cosa e arriviamo a una bella vittoria. Fa un bel viaggio di ritorno felici, perché sennò dopo 13 ore di viaggio con il Pullman se deve stare male. È tosto. A lui che si nasconde, stiamo affrontando 15 ore di viaggio, però siamo sereni, felici, compatti, perché questi tifosi ci sono sempre. Anche a te la stessa domanda, cosa ti aspetti? E soprattutto, quanto ci tenete voi all'Europa League? Beh, l'Europa League secondo me, anche se di solito è tenuta in disparte, comunque è importante. Certo, poi speriamo, non so, se stasera una bella partita, almeno che ci divertiamo, sarebbe il massimo. Inspiegabile. Cioè, te che ridi, si nascondeva, ma c'è anche lui. L'Europa League. Stessa cosa, sì. Il valore che gli dai. Penso sia importante, anche perché il campionato, secondo me, c'è poco da fare. Champions, c'è un Milan. Ma secondo te la Lazio sta andando un po' a rilento il campionato, proprio per concentrarsi, forse ha la testa un po' più concentrata sulle coppe, secondo te? Può essere pure, sì, perché 8 punti in 8 partite, insomma, motivo che ci deve stare. Tanti impegni, tante cose. Speriamo di andare meglio pure in campionato, insomma. A te? Purtroppo a questa Lazio manca Klose, manca Mauri. Però comunque la squadra c'è e questa sera cercherà di dimostrarlo contro uno Stoccarda che comunque non è altissimo in classifica, adesso non ricordo esattamente, ok, però questa Lazio se la può giocare anche questa sera. Aspettative? Sì, ma infatti questa sera noi dobbiamo quantomeno uscire con un risultato positivo, perché Stoccarda forse è leggermente più forte a Mosce Club, ma alla fine la Lazio può fare il alza voce. È vero che mancando Klose Mauri rientra,